Ed ecco un piccolo test. Elencami tre differenze tra un aereo e la tua auto. Se una delle tue risposte è «Non precipito 1500 metri quando rimango senza benzina», beh, allora la pensiamo allo stesso modo. Ma scherzi a parte, in realtà gli aerei possono volare anche senza un motore. Ma come fanno? Prima di tutto è essenziale distinguere tra il guasto di un motore e il fatto che venga spento. Sì, magari suona strano, non capita di spegnere l'auto mentre guidiamo, ma esistono solo molte ragioni per cui un pilota potrebbe prendere questa decisione. Una delle cause più comuni è dovuta a qualcosa nella conduttura d'aria del motore. I motori a reazione funzionano grazie alla combustione tra carburante ed aria. La forza di questa esplosione è ciò che spinge l'aereo attraverso l'aria. Nella maggior parte delle auto il motore a combustione funziona grazie allo stesso principio. La differenza è che in un'auto la forza esplosiva è contenuta all'interno del motore e utilizzata per spostare i pistoni e gli ingranaggi che fanno girare le ruote. Come per l'auto, anche un motore a reazione necessita di un'apertura per mantenere un flusso costante d'aria. Basta che attraversi una tempesta di sabbia e capirai di cosa sto parlando. Il motore si sporca e non funziona più molto bene. Su un aereo sono gli uccelli ad essere il pericolo più significativo quando si tratta di sporcare il motore. E ovviamente neppure gli uccelli ne sono tanto felici. Anche la grandine può essere pericolosa. La cenere causata dalle eruzioni vulcaniche e grandi incendi boschivi possono essere pericolosi, meno frequenti ma con conseguenze non meno gravi per gli aerei in volo. Pensa alla presa d'aria come al punto debole del tuo personaggio su un videogioco e forse ti sarà tutto più chiaro. Ingerire un corpo estraneo può far sì che il motore diventi carente di ossigeno, interrompendo la reazione e causando ciò che è noto come spegnimento. Letteralmente la fiamma nel motore si spegne. Un esempio più umoristico può essere visto nel velivolo A-10 Warthog dell'aeronautica militare americana. A causa di un errore progettuale, i grandi motori montati sulla fusoliera di questo aereo avevano l'abitudine di ingerire il fumo prodotto dalla sua stessa potenza. Ciò che ne conseguiva era un incendio ed un pilota molto infelice. Questo problema è stato risolto, ma dimostra come solo un po' di fumo può essere un grosso problema, anche per forze militari così avanzate. Le fiamme possono scaturire da un guasto dell'attrezzatura dell'aereo stesso, in genere nella pompa del carburante o in altri componenti del motore. Indipendentemente da cosa lo provoca, gli effetti sono generalmente gli stessi. Quando si verifica uno spegnimento della fiamma, la prima cosa che deve fare il pilota è quello di interrompere il flusso del carburante pompato alla turbina, spegnendolo rapidamente e silenziosamente. A quel punto il pilota informerà con calma i passeggeri dell'emergenza e scenderà ad un'altitudine inferiore mentre l'equipaggio cercherà di capire cosa sia successo. In questo caso probabilmente l'aereo dovrà effettuare un atterraggio di emergenza, ma la discesa non deve essere per forza burrascosa. La Federal Aviation Administration pretende che gli aerei commerciali siano in grado di volare e atterrare in sicurezza con un solo motore funzionante. Di solito l'aereo in questione verrà dirottato verso l'aeroporto più vicino e i soccorritori rimarranno in attesa. Ma questa è una precauzione anziché una necessità. L'avaria del motore non è cosa da prendere alla leggera, ma non equivale per forza ad una catastrofe. Sei mai stato su un aereo che ha dovuto effettuare un atterraggio di emergenza? Fammi sapere nei commenti. È davvero semplice far atterrare un aereo con un solo motore e molti sistemi hanno il pilota automatico per gestire la situazione senza alcuna assistenza dei piloti. I passeggeri potrebbero ignorare del tutto il problema, assorti a guardare video di gatti sul loro telefono, e non saranno nemmeno così consapevoli che c'è stata un'emergenza fino a quando non saranno atterrati. Ora ti ho detto che volare con un solo motore non fa precipitare l'aereo, ma vediamo lo scenario peggiore. Cosa succederebbe se tutti i motori si spegnessero contemporaneamente? Questo tipo di guasto è estremamente improbabile, ma si sono verificati dei rari casi in cui è successo ad aerei in volo. Ad esempio, il volo Air Canada 143 ha avuto un guasto ad entrambi i motori nel 1983. Una serie di problemi, tra cui problemi tecnici, problemi di comunicazione, errori di manutenzione e conversioni metriche difettose, hanno fatto sì che l'aereo decollasse con poco carburante per raggiungere la sua destinazione. Come era prevedibile, ha comportato un sacco di problemi. Mentre sorvolava la città di Red Lake in Ontario, nella cabina di pilotaggio suonò un allarme. Inizialmente hanno pensato che fosse un problema con le pompe del carburante, ma pochi secondi dopo aver rediretto l'aereo per Winnipeg, il motore sinistro si spense. Subito dopo, anche l'altro. Mamma mia! Quindi arriviamo al punto in cui il volo 143 è precipitato come un sasso, giusto? Beh, no. I motori di un aereo servono a spingerlo in avanti, ma non lo tengono in aria. Questa funzione la svolgono le ali, fornendo la spinta verso l'alto quando l'aria passa sotto. Perdere i motori ha causato l'incapacità di salire o accelerare, ma poteva ancora planare.
L'esaurimento di tutto il carburante ha causato la perdita di potenza del 767, disabilitando non solo le luci e la radio, ma anche i comandi e il cruscotto. Fortunatamente, come per la maggior parte degli aerei di linea moderni, l'aereo era dotato di quella che è nota come turbina ad aria RAM o RAT. Si tratta di piccole turbine eoliche, spesso nascoste dietro un pannello nella fusoliera, che possono essere estese in caso di completa perdita di potenza. Questo dispositivo ha permesso ai piloti del volo 143 di Air Canada di volare in sicurezza e atterrare in un ippodromo trasformato in pista d'atterraggio fuori dalla città di Gimli, Manitoba. Il volo 143 ha parzialmente perso potenza mentre si avvicinava alla terraferma. Questa era dovuta alla ridotta velocità del velivolo, impedendo al RAT di agire alla velocità necessaria. Nonostante tutte queste problematiche, l'aereo è stato in grado di atterrare, subendo solo danni lievi. Dopo aver ricevuto le riparazioni necessarie, è stato in grado di continuare a volare fino al suo ritiro nel 2008, 25 anni dopo l'atterraggio di emergenza. L'aereo, che è stato ufficialmente registrato con il nome di Seagone, si è aggiudicato un nuovo nomignolo dopo l'incidente, The Gimli Glider, o Gimli l'Aliante. Ora avrai notato che la causa dell'atterraggio di emergenza del volo 143 era una conseguenza di tanti problemi messi insieme. Questo sventato disastro è stato il risultato di un'improbabile sequenza di eventi. Questo fa capire quante cose devono andar male prima che si possa verificare un guasto completo al motore. Regolamentazioni più rigorose e migliori procedure di manutenzione hanno mitigato sostanzialmente il rischio, sebbene capiti ancora raramente. Ad esempio, nel gennaio del 2009, il famoso miracolo sull'Hudson si è verificato dopo che un Airbus A320 si è scontrato con uno stormo di oche poco dopo il decollo dall'aeroporto LaGuardia di New York. L'incidente ha portato alla perdita di entrambi i motori e ha costretto il pilota Chelsea Solly Sullenberg ad effettuare un atterraggio rischioso nelle acque del vicino fiume Hudson. Nonostante le temperature sotto zero e l'estrema difficoltà dell'atterraggio, tutti i 155 passeggeri e l'equipaggio furono evacuati su barche e tratti in salvo. Però molte persone hanno sofferto di ipotermia e ci sono stati diversi feriti. Solo 5 erano gravi. Guasti multipli al motore possono diventare molto pericolosi, ma la buona notizia è che sono estremamente rari. Ora abbiamo visto gli aerei, ma cosa sarebbe successo se fosse stato un elicottero? A quanto pare gli elicotteri atterrano con più facilità rispetto agli aerei. I rotori di un elicottero si comportano sia come un'elica che come un'ala, fornendo sia slancio che spinta in avanti. Sebbene all'inizio ci si possa far prendere dal panico, gli elicotteri hanno un asso nella manica che è noto come autorotazione. Se i giri del motore scendono al di sotto di una certa soglia predeterminata, si attiva un meccanismo che scollega il rotore principale dal motore. Questo gli consente di continuare ad agire indipendentemente dallo slancio, dando così tempo al pilota per riprendere il controllo del proprio velivolo. Se lasciato incontrollato, l'elicottero precipiterebbe, cadendo come una roccia, come abbiamo descritto prima. Fortunatamente ciò accade raramente, poiché i piloti vengono addestrati ad abbassare leggermente il velivolo, consentendogli di mantenere il controllo durante la discesa. L'angolazione corretta varia a seconda del modello, ma tali informazioni sono disponibili nel manuale operativo del velivolo. Ti piace studiare? Sommare la velocità del vento e le altre variabili può essere impegnativo. Tuttavia, atterraggi di questo genere sono considerati una delle procedure più semplici e tutti i piloti devono completarne almeno uno per poter ottenere il patentino. Non mi importa su cosa voli, non mi preoccuperei troppo di un guasto al motore, dal momento che accade molto raramente ed è facilmente risolvibile. Inoltre, potresti avere una grande storia da raccontare. Ehi, e se oggi hai imparato qualcosa di nuovo, dai un mi piace al video e condividilo con un amico. Ed ecco alcuni altri fantastici video che penso ti piaceranno. Basta fare clic a sinistra o a destra e rimanere sul lato positivo della vita.